Qual è la sua idea circa il megaprogetto legato al porto industriale di Manfredonia? Il progetto va chiarito, perché in realtà le notizie che ci sono arrivate non sono esaustive, tant'è vero che abbiamo sollevato anche le nostre perplessità pubblicamente riguardo gli impianti, riguardo la collocazione. In realtà vogliamo sapere, quando si parla di polimetalli, a che cosa ci si riferisce esattamente, o magari non si tratti di terre rare che subiscono un procedimento diverso. Quando si tratta di parlare di zona dove dovrà sorgere eventualmente questa struttura, si fa riferimento anche all'impianto ferroviario che non esiste più e che andrebbe ricostruito ex novo, si fa riferimento anche alle realtà operative esistenti e che non interferiscano con questo progetto e viceversa. Insomma, i dubbi, gli interrogativi sono tanti. Beh, si tratta di una proposta che sicuramente suscita interesse e curiosità. È sintomo evidentemente che abbiamo fatto bene a scommettere sulla portualità e che facciamo ancora meglio ad insistere affinché si trovino le risorse per rifunzionalizzare l'intera struttura portuale e renderla adeguata alla possibilità di cogliere le tante opportunità imprenditoriali che il momento ci consegna. Penso che quello di Sia sia un interesse che vada coltivato. C'erano elementi di quella proposta che potevano in qualche modo turbare il territorio, si è fatta chiarezza su alcuni aspetti, attendiamo di conoscere nel merito in maniera più puntuale la qualità e la tipologia delle produzioni che Sia si intende svolgere, attendiamo con curiosità, con fiducia, senza alcun pregiudizio, ma consapevoli che il territorio dovrà esprimere la propria opinione.